Buonasera, Ciao, buonasera. grazie del tuo click che ha animato me e un'altra persona che se si levasse gli occhiali potremmo anche scoprire, No, vero? ma io se mi rilevo Gianmarco, però non vedo più no, niente. ti prego. Allora, Gianmarco Tognazzi non Sì, vuole levarsi gli non è che non occhiali. voglio, è che questi hanno il foro stenopeico. Vedi? Impara questa cosa, Sì, anche tu che hai fatto foro click. Di stenopeico. Leonardo da Vinci, con questi tu puoi vedere a fuoco senza avere le lenti. E questa, lo so, e purtroppo da lì non si Mi fai capisce, ma provare se un tu attimo, fossi... scusa, Allora, no, perché il foro stenopeico stenopeico di Leonardo da è Vinci. Adesso vero, ha dimmi una cosa, tu ci ragione. leggi così senza Sì, occhiali? No, di la verità, ci leggo, ci leggo. senza gli Ah, occhiali. senza. Senti, mi stai, guarda, no, Gianmarco Tognazzi, ospite a Ritorno di Fiamma, devi fare quello che dico io, perché Sono tu sei pronto, sono l'ospite. pronto. Gli occhiali li mettiamo Sì, via. li mettiamo via. Volevo iniziare questa intervista come inizio tutte le altre, ho fatto tutte le domande scritte, sono molto così maestrina, eh? Invece Gianmarco mi ha portato in dono una bottiglia di vino che lui produce, eccola, Di cui io sono soddisfatto. esatto, adesso ha praticamente rivoluzionato l'intervista perché non posso iniziarla senza parlare di questo vino, com'è? La Tognazza Amata, amata. la Tognazza amata, tapioco, questo è il Sì, tapioco, poi c'è anche l'Antani. l'Antani, la Sì, supercazzola. esatto, perché tapioco è il bianco, invece Antani è il rosso. Allora, Infatti com'era? Terapia tapioco come se fosse Antani, la Antani, supercazzola brematurata come se fosse Antani per due. amici miei, Monicelli, Monicelli, Tognazzi, Ugo Tognazzi, Tognazzi. benvenuti a De Bernardi. Sì, mamma mia, De Bernardi, poverino, Loro sono che... tutti andati. Senti, ma tu praticamente hai ricominciato a produrre vino perché tuo papà lo produceva. Raccontami. Sì, questa vedi, questa etichetta l'ha fatta lui, lo dico anche a te che hai Sì, fatto click. Questa sì. etichetta l'ha disegnata a mano lui, vedi, la Tognazza amata. E io Proprio non col ho, pennarello col rosso. pennarello rosso e la scritta nera, io non ho fatto altro che riprendere quello che lui aveva già impostato nel Sì. '69, Nel sì, 69. e siccome lui era un amante, voleva che tutti i prodotti che cucinava venissero dalla sua terra, e a Velletri i due prodotti principe sono il vino e l'olio. Io non ho fatto altro che ripristinare, riprendermi cura di questi vigneti, di questi uliveti e di fare quello che lui non è riuscito a realizzare, un suo sogno, cioè far arrivare il suo vino, di cui era molto orgoglioso, il suo olio, sulle tavole dei suoi amici, cioè del suo pubblico. Basta solo questo. Che sappiamo, insomma, tuo papà quando invitava a casa sua le cene aveva proprio cioè la qualità al primo posto. Le sue cene erano buonissime, sapeva cucinare, sceglieva gli ingredienti più. Quella era la cosa fondamentale, ma Sì. soprattutto la sua presunzione era quella di fare in modo che la sua terra gli potesse dare tutto quello che lui voleva cucinare, almeno a livello di frutta e di verdura. Quindi ha praticamente investito tutto quello che guadagnava per avere un orto gigantesco che adesso è impossibile, sarebbe impossibile mandare avanti, ripeto, anche perché i guadagni di una volta erano sostanzialmente differenti da quelli di adesso e perché c'è una logica differenza tra diciamo, il periodo storico di mio padre e il nostro periodo storico, oltre alla grandezza di mio padre rispetto a noi figli, che è naturale perché lui è come dire, l'original, the number one, no? The number one, che poi è un number one anche oggi, che non si sente altro che parlare di cuochi, di cucina, di buona cucina. Lui avrebbe proprio, sarebbe il re Oggi di lui tutto farebbe quello, sai, questo. credo che vista la crisi del cinema lui oggi si occuperebbe molto di più probabilmente di un suo ristorante con le sue ricette che di andare a fare l'attore, ma non per altro, perché poi la sua vera passione, quella con cui impegnava tutta la giornata, io non l'ho mai visto con un copione in mano studiare, l'ho visto molto spesso con libri di cucina o con i suoi libri o sulle sue ricette o l'elaborazione e Quindi è stato il l'ossessione primo. del cambio. Non solo è stato il primo, è stato uno dei primi a parlarne in televisione, in radio, insieme credo solo ad Ave Ninchi in quel periodo. E quindi è stato un anticipatore. E credo che una delle caratteristiche fondamentali di Ugo fosse quella di essere un uomo che, al di là della,
dell'amore per la vita, per la terra, per le cose genuine, quello che abbiamo già detto, ma avesse questa dote di anticipare i tempi, sia attraverso le proprie interpretazioni, sia attraverso le scelte di film e di personaggi non sempre così ammiccanti al pubblico, anche dei personaggi pericolosi, sì, pericolosi per i tempi in cui andava a parlare. Il primo a parlare di omosessualità fu proprio lui insieme a Vittorio Caprioli, in un film di Vittorio Caprioli che si chiamava Splendori e miserie di Madame Royale, e parliamo del 1967, quando l'argomento travestitismo e omosessualità era veramente tabù. Se pensiamo che Il vizietto, in qualche modo, che è 1979, sdogana in qualche modo l'omosessualità a livello anche cinematografico in maniera completa, parliamo di 12 anni dopo, ma in effetti Madame Royale addirittura era stato fatto 12 anni prima. Capirai. Senti, ma a proposito, tu ricordi qual è... Lui cucinava benissimo, abbiamo detto, ma qual è una cosa, qualcosa che a te piaceva particolarmente? Ma ripeto, era molto difficile, perché anche una cosa che gli riusciva bene, lui riusciva, era ossessionato dal dover tentare di modificarla un'ennesima volta. Quindi c'era la volta in cui la migliorava sostanzialmente, la volta che la peggiorava. Cioè, sperimentava quindi. Sì, però ti viene bene un determinato tipo di carbonara. Non è che lui, avendo trovato la formula, te la rifaceva sempre così. Quello. La volta dopo lui ci doveva aggiungere una cosa che poteva o, ripeto, essere un'invenzione geniale, o, come purtroppo in alcuni casi capitava, da lì le famose votazioni che gli davano Villaggio, Monicelli, Benvenuti e De Bernardi, alla famosa cena dei 12 apostoli, c'erano le votazioni. E le votazioni erano ottimo, buono, discreto, mediocre, cagata. Grande cagata e grandissima cagata. E chiaramente lui si esponeva, cambiando in continuazione, appunto al rischio di prendere 12 grandissime cagate, cosa che qualche volta è successa, e lui ha abbandonato la tavola andando a dormire. Mi fa venire in mente un film celeberrimo di Marco Ferreri, La grande abbuffata, con tuo papà, Mastroianni, Michel Piccoli, eccetera. E lui cucinava tantissimo lì in quel film, no? Beh, il suo credo personaggio. Credo che Marco Ferreri, di cui sono molto onorato di portare la seconda parte del nome, perché io mi chiamo Gian Marco. Marco per Marco, Marco Ferreri. Sì, per Marco. Pensa che una delle domande che avevo composto nel mio compitino su di te era quel: tu hai esordito al cinema da ragazzino nel 74 in un film di Marco Ferreri dove recitavi con tua mamma. Sì, sì, anche se in realtà è riportato, in realtà c'è un'apparizione che è precedente. Ed è un'apparizione in Nome del Popolo Italiano, Risi, con Ugo e Vittorio, dove io in realtà faccio una foto vivente dove c'è Ugo da piccolo, lui parla sulla spiaggia con Vittorio e c'è questa... E io invece ti volevo domandare qualcosa su Marco Ferreri, qual è il tuo ricordo di Marco Ferreri, che è un altro personaggio gigantesco di quegli anni che non è mai sufficientemente ricordato. Quindi approfitto di te per ricordare Marco Ferreri. Ugo Tognazzi, poi non ne parliamo. Vabbè, Marco Ferreri era una persona eccezionale, veniva chiamato il matto, ma non da Ugo, veniva chiamato il matto perché precedentemente al fatto che Ugo era già Ugo e Marco Ferreri invece aveva fatto solo qualche film in Spagna e non riusciva a trovare credibilità, ma non come autore, come finanziatori dei suoi film, soprattutto in Italia. È chiaro che nel momento in cui papà ha iniziato ad amare le idee anche strane, grottesche, in alcuni casi così ciniche, così forti del cinema di Marco Ferreri, si è creata questa amicizia, questa unione e questa opportunità che probabilmente Ugo, che in quel momento aveva già una riconoscibilità maggiore, perché era il momento della commedia all'italiana, iniziarono questo percorso che li portò a fare dei film geniali e, secondo me, a dare l'opportunità a Ferreri poi di esprimersi per quello che era giusto che Ferreri potesse mettere in campo anche nel nostro paese, non soltanto dovendo andare all'estero. Anche però per la Gran Buff, al quale è chiaro che Ferreri si è ispirato vedendo le cene ossessive che mio padre faceva e dove lui era coinvolto in prima persona, molto probabilmente
questa fonte di ispirazione lo portò a voler fare il film in Italia, ma non trovò il produttore in Italia, tant'è che il film poi alla fine Francese. si girò in Francia perché trovò un produttore francese, lo andò a girare appunto in Francia, a Parigi. Prima ho detto che tu hai fatto quel film delle Ferreri con tua mamma. Sì, quella è Io Non toccare la donna bianca. di Ferreri, ma recentemente, qualche anno fa, tu hai fatto un film con Elio Germano, Il Sì, mattino all'oro in bocca, sulla esatto. storia di Baldini, Di bla bla. Baldini. Ma perché hai usato lo pseudonimo Marco Bettoia, usando il cognome di tua mamma? Perché? In quel film solo? Perché? Ma in realtà fu una prova, forse una prova provocazione, nel senso che ci sono delle volte in cui, diciamo così, ci sono come si dice, delle leggende metropolitane che partono, no? Per cui ci sono periodi in cui magari tu funzioni meno di altri o Vabbè, meno insomma, di l'hai altro. scelto No, 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 per... no, no, ti spiego proprio il motivo. Ah. E allora ti viene detto che la tua presenza in realtà non fa grossa differenza all'interno del film, se ci sei tu o c'è un altro attore al posto tuo. E quindi a quel punto ho detto, vabbè, allora se evidentemente Gianmarco Tognazzi più di tanto, nonostante quello che avevo fatto precedentemente, non conta, allora facciamo che mi chiamo con un altro nome. La cosa strana è che però nessuno si è accorto di questa cosa se non tu. Mamma? Io? Sì, perché ovunque tu hai La visto, maestrina! ovunque il film è stato promosso o comunque è stato recensito, il mio nome appare come Gianmarco Ah Tognazzi. sì? Quindi ciò dimostra che non è vero, evidentemente. Esatto, sei proprio tu che No, funziona. nel senso che è chiaro che evidentemente quella riconoscibilità, anche se non è il tuo periodo di maggiore, come dire, Clamore? clamore, evidentemente vale, perché se nonostante questo io mi sono chiamato in un altro modo, poi venivo riportato su tutti i Come siti col tuo... web Vabbè, ma piuttosto. tu sei... Come si fa? Non... Anche se ti è richiamato Mario Rossi, sei Gianmarco No, io Tognazzi. dissi addirittura questo, dissi, siccome evidentemente, come Gianmarco Tognazzi, mi sono sputtanato e non sono. Sì, dissi così, e lo dissi proprio, credo, in un'intervista a Vanity Fair. Dissi, siccome ormai come Vanity Gianmarco, Fair. sì, mi sono sputtanato, a questo punto cerco di riciclarmi sotto un altro nome perché ho capito che Ma comunque. va! No, questa fu la dichiarazione. In realtà era una provocazione che voleva dimostrare che certe volte ci sono delle leggende metropolitane che valgono, insomma, valgono poco in Nulla. realtà. Sono delle Senti, giustificazioni molto allora spesso. siamo col timer che brontola, quindi adesso Pronto? interrompiamo, ma tu rimani qui, vero? Sì. Perché continuiamo col prossimo video. Va bene. Fai tu, Clicco? clicca. Spengo. Sì. Ciao.